Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You. Andiamo a vedere insieme questo fantastico smartwatch di casa Apple, serie 5, 40 mm. Differisce dal 44 mm per il fatto che l'altezza è di 40 mm. Dimensioni alla mano, intanto link in descrizione del prodotto. Allora, altezza 40 mm, larghezza 34, spessore 10,74 mm, peso della cassa 30,8 grammi. Non è la versione cellular, quindi quella che funge diciamo un po' da smartphone, ma è la versione quella classica. Allora, i colori sono disponibili anche rosa, satinato, io l'ho preso in alluminio di questo colore qua. Adesso quello che vedete al di sopra è una cover che sono andato ad applicare io comprensiva di vetro per proteggerlo in questi giorni di test. Ovviamente voi lo riceverete senza. Vi lascio il link per curiosità o se foste interessati, perché è veramente valida, qui in descrizione che potete anche voi acquistarla. Tra l'altro uscirà anche un video a riguardo una recensione a riguardo di questa cover. Vabbè, bando alle ciance, sul retro abbiamo il rilevatore del battito cardiaco. Si illumina di verde ed è utile per le applicazioni che misurano l'attività, eccetera. Sul lato destro abbiamo la corona che ha una vibrazione quando si va a girare, si può anche schiacciare. Tasto per diciamo aprire le varie applicazioni aperte, doppio tap per andare a pagare con Apple Pay. Ma ci arriviamo dopo a vedere un attimo la dinamica interna. Poi qua abbiamo il foro del microfono. Sul lato sinistro i fori per le casse e il bracciale che sono già andato a montare, veramente morbido di gomma, diversi colori disponibili. Qua ci sono dei tasti per andare a sfilare il bracciale in gomma, come vedete si va poi a rimettere. Adesso io sto guardando dalla fotocamera, guardo da dentro e vediamo se riesco. Sì, mirato, tac, clic, fermo, preciso. Ho anche acquistato, tra l'altro, in questi giorni un cinturino di pelle per variare, bellissimo anche questo, sempre sicuro. Vi lascio il link in descrizione qualora foste interessati anche qua ad acquistarlo, e ci sarà anche la recensione di questo bracciale. Farò anche poi una recensione delle app e dei giochini che ho scelto più interessanti e utili per questo smartwatch, ma concentriamoci su quello che arriva nella confezione. Allora, packaging diciamo particolare, curato. Ad aprire abbiamo la custodia dei cinturini, vabbè, in questo caso come c'è scritto anche qua è Black Sport. Vado a tirare fuori. Allora, abbiamo il cinturino di taglia ML che risulta più lungo e quello taglia M che sono già andato a tirare fuori, quindi cinturino. E poi i foglietti di istruzioni che vi spiegano in sostanza cosa potete andare a fare. Praticamente, come vi dicevo, doppio tap Apple Pay, tienilo premuto questo tasto qua per accenderlo e spegnerlo o per effettuare una chiamata di emergenza, e premi il tasto laterale, scusate, premi poi la corona, la digiti per ridimensionare o regolare. Abbiamo poi la ricarica che ovviamente sulla parte posteriore tramite magnete vi permette di ricaricarlo. Andiamo ad aprire qua la confezione, poi arriva anche l'alimentatore da muro con l'attacco USB. Dov'è il cavetto della ricarica? Beh, sono già andato a posizionarlo all'interno di questo prodottino, niente male, molto intelligente, in modo che la parte appunto dove si va a ricaricare l'ho inserita qua dentro in questo apposito foro. E cosa succede? Che io, appoggiando sul comodino la sera, vado semplicemente ad appoggiare il mio smartwatch e si ricarica senza avere quindi un cavo vagante che magari rischio di far cadere se mi giro, un movimento brusco, rischio di far cadere lo smartwatch. Poi abbiamo anche delle USB dove fare entrare i cavetti di ricarica, però non mi voglio dilungare. Troverete anche una recensione su quello sul mio canale se foste interessati. Comunque vi lascio eventualmente il link in descrizione di Amazon dove l'ho acquistato. Allora, andiamo a vedere un attimo. Innanzitutto vedete che qua c'è il blocco, quindi se io non ce l'ho al polso lo smartwatch, per motivi di sicurezza appunto, non mi fa accedere le varie cose. Vado a inserirlo quindi al polso. Molto intelligente che rileva questa
Quindi questa cosa mi chiede adesso ovviamente la password, perché l'avevo tolto, un codice anzi numerico, e niente, allora praticamente abbiamo, se premo una volta sul tasto destro le applicazioni aperte che ho utilizzato o anche le applicazioni che voi decidete che stiano in questa schermata. Io in questo caso ho messo la riproduzione, quindi ho sempre qua, scusate, ho schiacciato quell'altra, ho sempre qua diciamo la schermata di riproduzione della musica qualora vado a correre o in palestra, l'ho tenuta qua perché mi serve, è utile. Qua premendo due volte ovviamente pagamento Apple Pay, però ritorniamo ancora su questa schermata, ho messo l'applicazione del calendario, ma come vi dicevo poi andremo a vedere magari in un altro video, farò un video dove faccio vedere le applicazioni e i giochini più utili e più smart. Allora, qua di altre applicazioni non ce ne ho, il battito cardiaco era semplicemente quello che avevo utilizzato recentemente. Mi soffermo anche sul battito cardiaco perché è veramente interessante, guardate, vi misura su una, su una fascia oraria i battiti che avete avuto, la minimo e il, diciamo, la frequenza riposo e la frequenza la media camminata con i grafici, quindi va anche a mostrarvi tutte queste cose che sono veramente interessanti. Adesso me lo sta misurando, 81 bpm dovrebbe essere a posto. Allora schiacciamo una volta la corona qua a destra e come vedete una volta vi riporta sulla home, ma se schiacciate un'altra volta vi fa vedere tutte le applicazioni. Non so se riuscite a sentire, no, molto probabilmente no, ma è una vibrazione quando si va a girare le applicazioni. È possibile anche vederle a forma di, come posso dire, di alveare, però appunto io ho preferito avere questa visualizzazione, tra cui altre applicazioni all'interno, i memo vocali, molto utili. Adesso vabbè, ve ne faccio magari vedere qualcuna. Abbiamo le email, abbiamo impostazioni, fotocamera che vi permette di selezionare direttamente, di aprire la fotocamera sul vostro iPhone e di scattare foto, di diciamo vedere quello che vedete sull'iPhone, quindi è molto interessante anche questa applicazione. Abbiamo come altre applicazioni, vabbè, questi sono giochini, cronometro. Adesso non mi voglio dilungare, però veramente ci sono tante applicazioni utili già in dotazione che vi permettono appunto di rendere la vostra vita anche un po' più facile in alcuni momenti in cui non volete tirare fuori dalla tasca il telefono. Tra l'altro è molto interessante che su Telegram si può appunto installare l'applicazione ovviamente su Telegram di Telegram e vi fa direttamente rispondere da qua, quindi dettare, avviare una dettatura e avviare anche il fattore di scrivere, vabbè, singola lettera, parola per parola, ma comunque è bello che potete vedere anche quello che c'è scritto su Telegram, i vostri messaggini, le foto addirittura, mentre per WhatsApp potete solo rispondere abilitando le notifiche sull'applicazione. Non è ancora stata creata purtroppo un'app di WhatsApp compatibile, quindi vi fa vedere soltanto, vi duplica la notifica se ovviamente voi l'abilitate, potete rispondere ma non potete fare audio come invece su Telegram. Promemoria, che poi si sincronizza anche sul vostro appunto telefono, smartphone o anche sul computer, e niente, poi abbiamo la possibilità di zoomare, anche qui tap due volte, ma questo l'ho abilitato io. La possibilità, allora, una grande novità è quella che mi ero già dimenticato di dirla, il fatto che resta sempre acceso, quindi questo è veramente positivo. E poi un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che in termini di consumi, io usandolo tutto il giorno, più o meno rispondendo a qualche messaggino da qua, guardando il meteo, chiedendo a Siri di cercare qualcosa, mi dura all'incirca un giorno e mezzo senza problemi. Quindi non so se il 44 mm dia dei problemi in termini di batteria, ma fidatevi che il 40 mm tiene e come la batteria. Poi qua io ho personalizzato una schermata, potete farlo anche voi, ho messo la sveglia, ho messo l'orologio, ho messo il meteo, quindi qua mi si va a vedere il meteo, e possiamo anche cercare ovviamente tenendo premuto la corona. Quindi guardate com'è. Siri, che tempo fa oggi a Milano? È
previsioni del tempo a Milano oggi. Quindi veramente interessante. Una cosa anche interessante è che potete avvicinare direttamente così il bracciale e partirà Siri, senza che dire, senza dire schiacciare, tenere premuta la corona, basta appunto avvicinare lo smartwatch alla bocca e Siri incomincerà a cercare quello che le dite. O se no, in alternativa, adesso ha sentito ha sentito che dicevo il suo nome, si è attivata, però potete in alternativa se no dire "Ehi Siri" e si attiverà ovviamente la ricerca. Vabbè, comunque sia, queste sono sostanzialmente le schermate. Qua sono dei quadranti che ho personalizzato, ce ne sono diversi, anche il quadrante di Topolino, Mickey Mouse, questo un po' così mi piaceva semplice, magari per la palestra, però ci sono veramente diversi quadranti. Qua ho messo il cronometro che mi può servire per misurare i tempi di recupero. Ah, e poi magari vi faccio vedere qualche applicazione già dentro per quanto riguarda la questione dell'attività. Ok, qua vi imposta praticamente dei in base a quello che gli dite voi, vi imposta degli obiettivi di movimento, esercizio da fare e ogni giorno ve lo ricorda. C'è poi quella dell'allenamento che è adatta sia per la bici e sia per tutto. Veramente interessante, soprattutto per quelli che lo vogliono comprare per fare sport. Vado praticamente a farvi vedere che potete avviare la dettatura, quindi "Ciao, sono a casa". Ok, come vedete va. Poi ci sono gli emoticons. C'è la possibilità di scrivere lettera per lettera, N, O, N, spazio, S. Ci sono i messaggi comunque rapidi. Facendo uno swipe verso l'alto si vedono, questo serve per chiamare l'iPhone, dov'è? Ho fatto, vedete, un suono. Qua la batteria, qua il volume, eccetera, teatro che non suona, la torcia che si illumina di bianco, secondo me questa cosa è un po' inutile, però vabbè. E poi niente, la modalità aereo. La goccia invece è se voi volete effettuare appunto delle immersioni, nuotare quindi in piscina, si può fare. Attivate la gocciolina e poi al termine della nuotata andate a girare la corona finché la goccia scompare, così che diciamo è un modo per proteggere lo smartwatch. Vedete, andate a ruotare finché dopo l'acqua esce. Sbloccato, perfetto. Vibrazione c'è. Qua poi ci sono le notifiche, come vedete adesso è in rosso, quindi vuol dire che c'ho una notifica. Ve le faccio vedere senza problemi. Sono andato a scorrere e vedete che qua c'è una notifica della mia telecamera che mi dice che c'è stato un messaggio, una rilevazione di movimento, quindi mi fa vedere anche da qua. È molto interessante questo. Diverse quindi notifiche che potete attivare o meno secondo le vostre preferenze dal vostro iPhone. E questo è tutto, spero che il video non sia durato troppo tempo. Vi lascio il link in descrizione, se avete domande non esitate a pormele. Un prodotto veramente valido, carino, intuitivo e che ha quel tocco in più, anche perché poi si possono vedere le foto e i morti smartwatch non ve le fa vedere, ad esempio nelle chat. Peccato per WhatsApp che non è ancora stata creata un'applicazione compatibile, vi fa vedere soltanto, vi sdoppia le notifiche, però in generale è molto utile. Schermo sempre acceso, anche questo è bello perché comunque avete sempre la schermata sotto controllo, si diminuisce di luminosità come vedete dopo un po', però ecco, non influisce secondo me sulla batteria, perché una giornata e mezza, se lo usate un po' come me, riuscite a farla, o altrimenti se volete essere sicuri arrivate a casa, lo appoggiate e si ricarica. Farò un video sulle applicazioni che appunto sarà secondo me utile per molti di voi più curiosi o che sono interessati. Grazie per l'attenzione.